nella finale regionale 2011 di Under 14 maschile non ci poteva essere miglior sfida se non quella fra Sisley Treviso e Padova Legnaro, perché si tratta di una storia infinita. In finale di Coppa Veneto Under 14 e nella finale nazionale di Boy League sono state loro a sfidarsi, ma se nelle prime due importanti gare era stata Treviso a vincere, il titolo regionale questa volta è andato a Padova. Un 3-1 il risultato finale, conquistato non certo con i centimetri, bensì con un grande cuore. La stagione è andata bene, siamo riusciti a qualificarci anche per le finali Final Six Boy League e là siamo riusciti a ottenere un buon secondo posto, perché in finale abbiamo perso contro Treviso, però giocando anche bene. E adesso qua siamo arrivati in finale regionale, dopo un lungo cammino, tutte le qualificazioni, e abbiamo dato tutto il cuore per vincere oggi. Ci siamo trovati appunto a novembre alla Coppa Veneto e ci eravamo dati appuntamento ad oggi, no? Siamo un pochino più contenti di Coppa Veneto perché c'era sfuggita per un attimo. E oggi il risultato è importantissimo. Sì, siamo contenti di essere comunque alla finale nazionale, però questo titolo lo volevamo proprio, abbiamo lavorato tanto per ottenerlo e questo è il giusto compenso per questi ragazzi. Padova Legnaro si chiama il nuovo campione regionale di Under 14. Capiamo meglio di cosa si tratta. Quest'anno abbiamo intrapreso questa collaborazione con la società di Legnaro pensando che potesse essere produttivo per entrambe le squadre. E loro avevano un bel gruppo di ragazzi, li abbiamo uniti al nostro, volevamo puntare in alto. Ora posso dire che ci siamo, ce l'abbiamo fatta, puntare a un risultato importante, non è finita per quest'anno. Continueremo assolutamente questa collaborazione perché le due società sembrano sposate assieme. Un po' più delicato il discorso sugli sconfitti della Sisley. Musi lunghi in casa Treviso, squadra più dotata fisicamente ma forse arrivata priva di motivazioni alla finale regionale. Io trovo che siamo stati bravi, solo che dalla Boy League abbiamo calato un po' lo standard, sia di allenamento sia proprio come squadra. Ci siamo un po' mollati e dopo abbiamo visto i risultati nella partita. Bisogna aumentare di molto il livello, perché abbiamo lasciato un po', e abbiamo un livello troppo basso. Le finali nazionali è la prossima meta che si spera di raggiungere. I ragazzi dicono scarsa applicazione negli allenamenti. Ecco la versione del tecnico. Veramente questa è una cosa mia, cioè io dico che ci alleniamo male e loro non mi ascoltano. E secondo me siamo arrivati non preparati a questa finale. Non è un problema tecnico, non è quello il primo problema. Il problema è la fame. Troppe finali, troppi risultati buoni. Questo è un gruppo che negli ultimi 2 anni ha fatto forse troppo bene sempre. E in questi 20 giorni ho fatto molta fatica a motivare questa gara. Pensavano e speravano di essere dei piccoli fenomeni, invece bisogna essere molto più umili. La priorità non è il risultato, la priorità è il progetto. Se noi deviamo da questo e pensiamo al risultato, pensiamo alla foto in portata, al video, alla coppa, non si va da nessuna parte. La realtà è che il progetto è assolutamente tecnico. E ora ricordate bene, domenica mattina 29 maggio al palazzetto dell'Arcella di Padova ci sarà la finale nazionale di Under 14 maschile. Speriamo che una finale nazionale sia ancora fra di voi. Certo, è auspicabile perché comunque gli avversari... A Padova è festa grande, proviamo allora a sentire il parere del presidente regionale. Io mi augurerei che la finale fosse ancora quella che abbiamo visto oggi. Certamente non sarà facile, però abbiamo visto due belle squadre e credo che anche nella finale nazionale sapranno certamente farsi onore.